Sì, qui siamo in presenza di quello che viene definito un omicidio intrafamiliare a carico di minori. Eravamo in una situazione di quasi separazione, per cui questo potrebbe essere stato anche il motivo scatenante. Ricordiamoci che una madre che uccide i propri figli si immerge in una condizione che io definisco biologico inversa. Nel senso che la madre, anzi rispetto al padre, è sempre più protettiva nei confronti delle figlie. Quindi probabilmente bisognerà indagare il meccanismo che ha spinto la madre ad uccidere le proprie figlie. Molto spesso si tratta di un rifugio in una situazione, in una sorta di giustificazione per quello che ha compiuto. Molto spesso si tratta in questi casi di suicidio altruistico e quindi la madre compie l'omicidio dei figli per sottrarli ai mali del mondo, per salvarli dalla sofferenza di esistere, oppure per una futura condizione di separazione che in un certo senso in molte donne rappresenta la distruzione della famiglia. Siamo abituati quando trattiamo questi casi a valutare la situazione pregressa ante omicidio. Sicuramente i segni ci saranno stati, o sono stati volutamente, diciamo così, non presi in considerazione dall'unica persona che stava lì dentro, che quindi era il marito, e o non sono stati riconosciuti, o come molto spesso capita, l'omicida riesce possiamo dire a nascondere qualsiasi atto che possa in un certo senso annunciare un futuro omicidio. Siamo in presenza di una depressione ciclica ben conformata con esiti stagionali, probabilmente anche amplificati da situazioni contingenti come la possibilità di una separazione, di un divorzio, eccetera. Beh, diciamo che un soggetto che vive in questo stato depressivo è un soggetto in continuo allarme e la famiglia o tutti i membri dovrebbero essere altrettanto in allarme, per cui qualche segno sicuramente sarà venuto fuori. È una madre che uccide in questo modo anche molto, diciamo così, crudele o cruento le proprie figlie, desta sempre nell'opinione pubblica un grande sconcerto e una grande attenzione. Però dobbiamo anche dire che certamente, come ho detto prima, è un'inversione biologica relativa al fatto che una madre uccida i propri figli, soprattutto le bambine, anche perché non dobbiamo trascurare questo legame tra i due sessi femminili, cioè tra le figlie, appunto, e la madre. In questo momento l'unica cosa che l'opinione pubblica, l'unico sentimento che l'opinione pubblica nutre nei confronti di questa donna è quella di considerarla un'assassina. Ma attenzione perché a monte ci sono purtroppo, anche se questo è proprio il massimo della negazione della società e della nostra cultura nei confronti dei figli, purtroppo ci sono anche delle cause psicologiche, anche contratti psichiatrici, che in un certo senso potrebbero anche aver costretto questa donna, naturalmente mai giustificabile per gli atti che ha fatto, potrebbero aver spinto questa donna in una condizione, possiamo dire, di semicapacità di intendere e di volere, o annullamento nel momento esatto in cui uccideva della sua capacità di intendere e di volere, per cui ecco, potrebbero essere rintracciati tratti di assoluta incoscienza. È difficile da gestire da parte dell'opinione pubblica, ma questi purtroppo sono fatti che nella letteratura criminologica sono annoverati molto spesso.